profumo di ciucio in Parlamento. PD e Forza Italia hanno finora votato insieme una volta su tre. L'affinità fra grillini e leghisti è pure più alta, supera il 70. L'opposizione è stata dura e pura solo sui provvedimenti economici e sui migranti M5S e si sposta a destra. Uno scenario politico incerto. Dove non è chiaro chi e con quali alleati andrà al governo. Se il Rosatellum dovesse passare anche al Senato, l'Italia avrà, alla fine, una nuova legge elettorale. Ma rischierà di essere ingovernabile. È molto probabile che nessun partito vinca in maniera ampia le elezioni e si tratterà di formare un governo di coalizione con accordi successivi, un po' come accadeva nella Prima Repubblica, sottolinea Alfonso Cellotto, professore di diritto costituzionale all'Università degli Studi Roma III. Per cercare di immaginare il governo che verrà la stampa ha studiato i comportamenti delle forze politiche di questa legislatura. Una sorta di radiografia del Parlamento a partire da aprile 2013, dal governo Letta o l'attuale esecutivo guidato da Gentiloni, passando per i quasi tre anni di Renzi. L'analisi dei dati parte dalla selezione di 80 voti chiave tra quelli pubblicati da Open Parlamento di Openpolis. Colpiscono tre cose. Primo, il 32,5% delle volte, praticamente in un caso su tre, PD e Forza Italia hanno votato insieme. Secondo, l'alleanza post-elezioni tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra uno scenario possibile, la convergenza CNI 71 dei voti chiave, anche se il sì leghista Rosatellum sembra aver incrinato i rapporti. Terzo punto. Ma collegato, la convergenza tra il Carroccio e Forza Italia, pari al 67,5, è inferiore a quella tra grillini e forzisti. Un nuovo Nazareno? Stando alle dichiarazioni, Silvio Berlusconi ha escluso le larghe intese per storia e ideologia. Da parte sua il segretario De Matteo Renzi ha specificato che il voto sarà un corpo a corpo con il centrodestra populista. Eppure la convergenza tra Forza Italia e PD nell'ultima legislatura è stata più alta di quella che ci si potrebbe aspettare. Certo, nella prima parte del governo Letta, fino a novembre 2013, i forzisti erano nella maggioranza. E certo, la successiva stagione del patto del Nazareno, l'accordo sulle riforme costituzionali, ha riavvicinato i due partiti in 5 voti chiave. Ma le due formazioni hanno tenuto gli stessi comportamenti in aula anche per altre tipologie di provvedimenti legate alle infrastrutture, convergenza superiore al 60, e alla sanità, convergenza pari al 60, si consideri a tal proposito il via libera alla TAV e al decreto vaccini. Forzisti e Dema, poi, si sono allineati su singole leggi, lo scambio elettorale politico mafioso e il decreto esodati del governo Renzi. L'opposizione netta ci è stata solo sui provvedimenti economici con una divergenza all'80, dal Jobs Act al decreto pensioni. Ma in tutto per ben 26 volte, sulle 80 esaminate, Forza Italia ha votato come il PD con gli stessi effetti sull'iter parlamentare del provvedimento. L'intesa Grillini-Carroccio? Quella che sembra oggi difficile è un'ipotesi di alleanza post-voto proprio tra Lega e M5S. Certo, le due forze politiche erano, e sono, all'opposizione. Ma la loro affinità in aula ci è stata in 57 voti chiave, pari a oltre il 70 dei casi esaminati. È la più alta registrata.
La convergenza è stata totale sull'immigrazione. Sia per il decreto emergenza migranti, novembre 2013, governo Letta, che per l'accelerazione dei procedimenti di protezione internazionale, aprile 2017, governo Gentiloni, i grillini sembrano aver seguito le indicazioni di un elettorato che è cambiato. Dal 2013 al 2017 emerge uno spostamento a destra del movimento. Un elettore su tre dei 5 Stelle ritiene sbarchi e rifugiati tra i problemi più urgenti da risolvere in Italia, rilevazione Ipsos 2016, e il 70% di loro vede gli immigrati come un peso per il paese. Non stupisce così che un tema come lo Ius Soli avvicini, nei comportamenti in aula, Lega e Movimento. Le divergenze, invece, si sono registrate solo in 11 voti chiave, specie sul tema dei diritti civili, testamento biologico e divorzio breve.